Ok, non siamo nella solita location, ma questo qui è un altro video di Spinning Startup. Allora, come avete scelto voi, ho qui pronto il Rebros, quindi il mulinello che andrò a mettere sulla nuova combo, che sarà formato da Daiwa Rebros 4000 LTC più, eccola qui, la Favorite X1 762MH, che lancia da 10 a 32 grammi. Quindi questa è la combo di spinning medio nuova di Spinning Startup con la quale andremo a terminare quello che è la mini guida di Spinning Startup che ho avviato già un bel po' di tempo fa e che ora intendo portare a termine con la seconda combo un po' più costosa. Che cosa andremo a fare? Andremo a caricare per prima cosa il trecciato sul nostro mulinello, sul Revros. Come trecciato ho scelto questo 1013, nel primo avevo messo 1016, ma qui abbiamo secondo me più equilibrio con questo trecciato che è un OPE1 e tiene fino a 8 kg come vedete, e questo mulinello che è un CIE, un compatto quindi. Che cosa dobbiamo andare a fare? Come al solito caricherò per primo il trecciato in modo tale che possa avere la misura esatta di quanto trecciato ci va e poi farò il fondo con questo qui che costa poco ed è 1,025. Ok, andiamo a caricare il trecciato e vediamo quanto ce ne va. Eccoci, abbiamo quasi finito. Ora vi faccio vedere il risultato. Ed ecco qua, abbiamo messo tutto il trecciato, quindi 300 metri. Guardate come l'ha raccolto perfettamente, è imbobinato davvero bene. Ci andrà fatto veramente poco poco fondo. Veramente poco. Quindi adesso senza girare troppe volte, diciamo la bobina, io adesso raccoglierò di nuovo il trecciato nella sua bobina tramite il mio attrezzo, questo qui, e farò un po' di fondo al mulinello perché ce ne vuole davvero poco, stiamo parlando di pochi millimetri. Ecco qui. Con questo sistema è davvero semplice raccogliere il filo, come vedete ci metterò davvero pochissimo. Io vi consiglio, se fate spesso cambio di filo, girate il filo, così via, di prenderlo un attrezzo come questo. Comunque questa è la guida di Spinning Startup. Chi inizia sicuramente non si doterà di un attrezzo del genere, ma poi più in là nel tempo, chi lo fa per parecchie volte, per parecchi millimetri, comunque ha da girare il filo trecciato, non viene prendersi un attrezzo di questo qui, perché con semplicità e velocità si riesce praticamente davvero pochissimi minuti a fare un lavoro dove altrimenti ci metteremo davvero tanto tanto tempo. Ok, andiamo a fare il piccolo fondo, quindi poco fondo, giusto per non far scivolare il filo. Mi raccomando, il fondo è sempre essenziale e non serve solo per arrivare, diciamo, al bordo del mulinello con il trecciato, ma serve soprattutto a non far girare tutto il filo, quindi il nostro trecciato praticamente su se stesso, e quindi rendere vana l'azione della frizione e la funzione del mulinello. Ok, adesso andrò a fare un piccolissimo fondo al mulinello, faccio il nodo scorsoio, abbiamo già visto in Spinning Startup, eccolo qui. Ok, si taglia l'eccedenza stretta, così. Perfetto, si va a stringere qui sulla bobina, benissimo, e si raccoglie tanto quanto basta per
per fare un leggero fondo, un piccolo strato. Come abbiamo visto, il mulinello è venuto quasi pieno, quindi non servirà uno strato enorme, giusto qualche millimetro che servirà per fare sì il grip, che per arrivare a quello che ci serve. Ok, penso che ci sia. Perfetto, pochi giri. Bene, ora andiamo a fare un tono in pegno, ma con pochi giri, in modo tale da, è solo senza fare l'otto, ma solo questo qui, solo un nodo semplice, in modo tale da assicurare la nostra treccia. Ho messo 300 metri, quindi stiamo sicuri. Se arriva alla fine del filo vuol dire che c'è poco da combattere, insomma. Faremo giusto 6 giri all'andata e 6 giri al ritorno. Ok. Perfetto, abbiamo assicurato il nostro fondo all'inizio della treccia sul mulinello e quindi tagliamo cortissime le eccedenze, in questo modo più che bene, bene, resiste. Iniziamo a raccogliere il nostro attrecciato sul mulinello. Ecco qua, là il nostro attrezzo ci darà la giusta forza, quindi la giusta frizione, per fare in modo che il trecciato venga raccolto con le spire adatte. Ok, guardate, questo mulinello raccoglie a spire incrociate, quindi non avremo problemi. Quando andremo a lanciare non avremo nessun problema di nodini, parrucche o altro. Io sto utilizzando tantissimo il fuego, ho il J-Braid sopra e devo dire che questo trecciato mi ha veramente soddisfatto, molto molto molto. Non ho trovato una bobina di trecciato color verde, mentre avevo preso quello ho trovato solo questa multicolor, ma va bene così. Ci vediamo alla fine, quando avrò finito di caricare. Ok, siamo arrivati alla fine della bobina, eccoci qua, ultimi 10 metri e tacchete, eccolo qui, lo vediamo da vicino, vedete il bordo arriva precisamente, il trecciato arriva dove finisce il bordo, quindi è bobinato alla perfezione. Naturalmente sull'articolo poi vi dirò perfettamente e precisamente quanti giri ho fatto di 0,25 e quindi quanti metri ci vanno con il trecciato dello 0,13. Questi sono ben 300 metri di 0,13 di J-Braid, questo qui, eccolo qui, vedete, mantiene 8 kg, sono 300 metri, lo 0,13, quindi abbiamo qua un bel po' di treccia sul nostro Revros LT4000C per la combo spinning startup, che ora andremo a vedere insieme alla canna. Ok. Benissimo, eccoci qui alla seconda parte, finalmente, di spinning startup. Ebbene sì, abbiamo il nostro Revros, avete visto già nell'unboxing, avete visto anche come abbiamo caricato il trecciato, guardate qui come è caricato bene, spire incrociate fino all'orlo, caricato davvero per bene, uno 013 J-Braid, questo qui, ben 300 metri di trecciato, carico di rottura 8 kg, PE1 ed è un multicolor. Metterò questo qui che è praticamente il fluorocarbon, più o meno dello stesso carico di rottura, è uno 032, 14 libbre, il pezzo forte di spinning startup che mancava è questo qui. La Favorite X1762MH. Benissimo, finalmente è arrivata la canna. Partiamo dal fodero che è fatto davvero per bene. Eccolo qua. Andiamo a vedere i due pezzi. E questa è una canna a due pezzi. Vedete,
è verde come il fodero, eccola qua, cartellino scritto manico in eva, davvero bello. E vediamo il secondo pezzo, dotata di due parti, come vedete il fodero praticamente permette di avere due parti, ed ecco qui il secondo pezzo, perfetto. Allora, per prima cosa andiamo a vedere da vicino il puntale di questa canna, eccolo qua, puntale fatto davvero bene, piccolo, con questi rinforzi qui sull'anello anti-tangle, e vedete anche le legature fino all'ultimo anello fatte per bene. Ok, guardate qui, vi faccio vedere il particolare delle legature con questo particolare dorato che andrà a mettersi, diciamo, per bene con il colore del mulinello anche. Ok, vi ricordo che questa l'avete scelta voi, questa combo, quindi la proverò per voi e farà parte della mini guida spinning startup che andrò a concludere proprio grazie a questa combo. Allora, la parte superiore, eccola qui, abbiamo vista tutta, aspettate un attimo, vediamo, eccolo qua l'anello dove poi c'è l'innesto, vediamo un po', è una MH. La piega non è rigidissima, però azione veramente di punta. Favorite, questo è il cartellino, my new favorite. Vediamo cosa c'è scritto sul fusto. Questo è MLS, quindi il modo di costruire il carbonio. Il logo stemma della Favorite, IM24T Carbon. La lunghezza 2,29 m, l'azione fast, quindi non è velocissima, ma è veloce. Il peso degli artificiali da 10 a 32 grammi e il trecciato da 12 a 25 libbre. Perfetto, noi abbiamo messo un 18 libbre, quindi credo che stiamo nel mezzo più o meno ed è bilanciatissima. Favorite X1 762 mH, vediamo da vicino l'eva. Bello rigido, e la placca porta mulinello sempre marchiata Favorite, eccola qui, splittata con alla fine questo, ecco qua. Abbiamo anche qui, aspettate che vedo se riesco a farvelo vedere per bene, ecco fatto il tappo, diciamo così, con il logo Favorite. Ok, quindi questa qui è la canna, questo è il mulinello e qui abbiamo il trecciato ed il nostro floor carbon che andremo ad utilizzare. Vediamo un po' come ci sta su questo mulinello. Naturalmente abbiamo una placca a vite, ok, perfetto. La misura è la sua e si vede anche perché questo qui è un 4000C, quindi un corpo compatto, e con poco più di 100 euro praticamente vi portate a casa una combo che secondo me può dare ottimi risultati nella pesca a spinning medio. Ok, quindi io, se ci riesco, domani stesso andrò a provare questa combo. Ed ora farò solo un'altra operazione prima di chiudere il video, ovvero preparare il nostro spezzone di fluorocarbon in modo tale che domani sono pronto per andare a pesca. Benissimo.